La schizofrenia è un disturbo complesso, in cui la percezione della realtà è profondamente alterata. Le persone che ne soffrono possono sperimentare allucinazioni, come sentire voci o vedere cose che non esistono, e vivere deliri caratterizzati da paranoie e pensieri disorganizzati. In passato si credeva che disturbi simili fossero causati da possessioni demoniache. I trattamenti consistevano principalmente in rituali di esorcismo per scacciare gli spiriti maligni. Oggi, grazie ai progressi della scienza, sappiamo che la schizofrenia è una malattia che colpisce circa 20 milioni di persone in tutto il mondo. Sono Anello Di Vivo e in questo video intervisterò una persona che vive con la schizofrenia. Tutto ciò per scoprire la realtà dietro questo disturbo spesso frainteso. Per fare ciò mi sono recato in provincia di Avellino per incontrare William, un ragazzo che da più di un anno condivide su YouTube la sua esperienza con questa patologia. Piacere Anello. Allora, io mi chiamo William, ho 30 anni e sono da 8 anni ricoverato in varie strutture psichiatriche per via della mia schizofrenia paranoide. Mi è stata diagnosticata nel 2015 e ho fatto tutto un percorso in diversi tipi di strutture fino ad arrivare oggi in un gruppo appartamento dove ho riacquisito una certa autonomia, ho riacquisito una certa libertà perché ho compiuto dei progressi importanti nel mio percorso. In origine le mie condizioni erano davvero gravi a seguito della diagnosi, però poi col passare degli anni, grazie all'aiuto degli psichiatri, degli psicologi, sono riuscito a recuperare buona parte della mia salute e ora mi sto preparando per essere dimesso e per riappropriarmi della mia vita libera fuori. Come mai hai deciso di condividere la tua esperienza online? È tutto nato per gioco. Era nato circa un anno e mezzo fa come passatempo insieme ad un altro paziente della struttura. Iniziamo a caricare dei video su YouTube in modo da raccontare gli aspetti quotidiani della vita in comunità. Però piano piano ho visto che questa attività mi appassionava e ho deciso di portarla avanti. La mia volontà, il mio obiettivo per il quale ho deciso di creare questi video è perché voglio aiutare gli altri, vorrei aiutare gli altri pazienti che come me stanno vivendo una situazione di malattia psichiatrica per dargli un po' di coraggio, per far capire loro che nonostante questo problema si può vivere bene, si può superare la malattia e si può tornare ad una vita quasi normale. Non dico completamente normale, però si può recuperare gran parte della propria libertà e autonomia se solamente ci si impegna e si crede in se stessi. Quindi vorrei dare un po' di fiducia alle persone, ma anche dare un po' di sostegno ai familiari che combattono tutti i giorni con loro cari affetti da malattie psichiatriche e spesso si sentono soli, abbandonati. Quindi attraverso i miei video vorrei infondere loro un po' di motivazione nell'andare avanti. E poi vorrei essere anche un aiuto per chi lavora a contatto con queste persone, per esempio gli operatori delle strutture, gli psicologi, i dottori delle strutture, per dare loro anche il punto di vista del paziente, per far capire meglio a loro come si vive con una malattia psichiatrica. E infine un'altra volontà che avrei è quella di abbattere ancora il forte muro di stigma e pregiudizio che circonda la malattia psichiatrica ancora oggi. E quali sono questi stigma più comuni? Durante la mia esperienza i principali stigma che ho subito sono in pratica essere ritenuti pericolosi dalla gente, perché le persone credono che il paziente psichiatrico sia a prescindere pericoloso, ma in realtà durante la mia esperienza quasi decennale nelle strutture ho imparato che gran parte dei pazienti sono persone tranquille, pacifiche, che non farebbero male ad una mosca. Poi un altro stigma, per esempio, che i pazienti non possono lavorare perché non sono in grado di lavorare, devono essere mantenuti dallo Stato con la pensione, non possono crearsi una vita autonoma, libera, perché le loro condizioni, secondo la gente, non glielo permette, e che i pazienti non sanno relazionarsi con gli altri. Parecchie persone ritengono che i pazienti abbiano difficoltà a relazionarsi in modo ottimale con le persone come fanno gli altri. Però la verità è diversa, perché molti pazienti sono in grado di fare queste cose, lavorano, hanno una vita normale, nonostante la loro diagnosi. E tu ne sei la prova? Finora sì, e spero di poter progredire ancora di più in questo percorso di guarigione. Cosa comporta per te vivere con la schizofrenia? Cioè, quali sono i sintomi che hai oppure che hai avuto? In passato, all'inizio della diagnosi, le mie condizioni cliniche erano davvero pessime rispetto ad oggi. Sentivo delle forti allucinazioni uditive, delle voci nella testa, gente che mi parlava nella testa, perché questo qua è il sintomo principale della schizofrenia, sentire le voci. Per esempio, io credevo di poter parlare con Gesù,
Nella mia immaginazione ero convinto di essere tipo il Messia che parlava con i santi, con Gesù, con varie persone che stanno nell'aldilà, e nessuno mi poteva smuovere da questa convinzione. In quel momento ero davvero convinto di essere Gesù Cristo, tant'è che mi fece crescere una barba lunga, capelli lunghi, e me ne andai anche a Roma a mostrare il messaggio divino, portando con me i libri sacri, la Bibbia, il Corano. Andai in piazza San Pietro, stetti là, mostrai questi libri e poi la polizia mi cacciò. Queste voci cosa ti dicevano per portarti a credere di essere Gesù? Per esempio, parole proprio precise che mi dicevano: sentì la voce di Gesù che io attribuivo a Gesù, che mi diceva: guarda William, se lo fai ci faremo i miliardi. Cioè mi prometteva una ricchezza. Poi un'altra voce mi disse, sempre che io attribuivo a lui: guarda, adesso potrei anche apparire. Però io fui preso dalla paura e me ne andai, perché è successo una sera a casa mia sul balcone. Sentì questa voce che disse: guarda che potrei anche apparire, e io me ne scappai in casa. Poi uscii e non la sentii più. Quindi sentivo queste frasi, che erano frasi strane, sconnesse, che però io attribuivo a questa entità divina, che poi in realtà si è rivelato essere una malattia psichiatrica. Poi un altro sintomo che avevo all'inizio era quello di parlare in modo non chiaro. Confondevo i discorsi, confondevo i concetti nel mio ragionamento e la gente non mi capiva quando parlavo. Poi ero molto trascurato nella cura dell'igiene, non mi facevo la doccia, non mi lavavo i denti, non mi cambiavo i vestiti. Mi ero lasciato andare, ero trasandato. Non mi dedicavo più alle amicizie, allo studio. Mi ero lasciato andare ad una vita apatica e isolata. Poi però nel corso del tempo ho superato gran parte di questi sintomi, fino ad arrivare ad oggi, che li ho superati quasi tutti. Le voci non le sento più ormai da diversi anni, il linguaggio l'ho recuperato, parlo in modo abbastanza chiaro. Tuttavia però rimangono dei sintomi come un po' di ansia, un po' di disagio sociale quando sto in mezzo a troppe persone. Però devo dire che gran parte di queste problematiche le ho ormai superate. Ti ricordi il momento nel quale hai cominciato a percepire i primi sintomi? Come ti sei sentito? Sì, io ricordo perfettamente quando mi accorsi per la prima volta di sentire delle voci nella testa. Stavo a casa mia, ancora non ero ricoverato, e avevo come l'impressione che nella mia testa ci fossero pensieri di altre persone che si erano intromessi nella mia mente. E quindi io andai vicino a mia madre, mia sorella, e dissi loro: ma sentite anche voi queste voci? O le sento solamente io? E in quel momento mi accorsi che stavo sentendo delle voci. Però in quel momento, non avendo ancora ricevuto la diagnosi, io ero convinto che quelle voci fossero davvero i pensieri di altre persone. Ero convinto di avere dei poteri telepatici dovuti a questa malattia. Ma in realtà poi, dopo qualche mese che andai a parlare con lo psichiatra, mi fu chiaro che era una malattia, la schizofrenia. Come hai reagito quando ti è stata diagnosticata la schizofrenia? I primi giorni, le prime settimane a seguito della diagnosi che è avvenuta 10 anni fa, nel 2014, l'ho presa male, l'ho presa quasi in modo rassegnato. Mi ero rassegnato al destino di essere un paziente psichiatrico a vita, perché era un'assoluta novità per me quella parola schizofrenia, non l'avevo mai sentita in vita mia. E piano piano fui costretto a mettere piede di nuovo nella realtà. E quindi i primi giorni furono davvero difficili, perché mi sentivo affranto, abbattuto di fronte al destino di dover finire nella struttura psichiatrica, perché mi era stata proposto di andare in una comunità e io cercai di oppormi, non volevo assolutamente andarci perché sarebbe stata quasi una perdita della mia libertà. Quindi l'ho presa male inizialmente, però poi col passare dei mesi e degli anni, grazie all'aiuto degli psichiatri, degli psicologi e di tutta l'equipe che lavora in queste strutture, ho preso consapevolezza che non era così male poi, che nonostante la malattia si potesse ritornare ad una vita quasi normale, ad una vita migliore, crescere, migliorare, progredire, nonostante questo disturbo che mi è stato diagnosticato. E quindi ho iniziato a fare dei progressi. Le persone che ti stavano vicino, come amici, familiari, come hanno reagito? Allora, mia madre e mia sorella erano parecchio dispiaciute per questa notizia, però da un certo punto di vista erano anche sollevate. Ora ti spiego perché. Perché, data la mia aggressività che manifestavo a causa delle voci, un allontanamento dalla famiglia era l'ideale per un certo periodo, per permettere loro di vivere più tranquille, perché negli ultimi mesi a casa la situazione era diventata un po' di caos, di non tranquillità. Perciò i primi mesi in struttura sono stati buoni per loro, per stare più tranquilli. I miei amici
Alcuni di loro mi hanno abbandonato, ne ho perso le tracce, non mi sono stati vicini, però devo ringraziare due o tre amici che ancora oggi sono in ottimi rapporti con loro, mi sono sempre stati vicini, non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto, la loro vicinanza, sono venuti a trovarmi in struttura parecchie volte, ancora oggi usciamo insieme, quindi alcuni amici sono stati amici davvero ed altri invece si sono rivelati come pessimi amici. Quando i sintomi si fanno sentire, cosa ti aiuta a mantenere l'equilibrio? Io ho trovato dei metodi per gestire in modo più ottimale i sintomi quando si presentano. Per esempio, esco a fare delle camminate. Trovo che camminare, soprattutto nella natura, in mezzo ai boschi, mi porta una maggiore tranquillità, aiuta ad alleviare la mia ansia, le mie preoccupazioni, quindi la camminata è uno dei metodi che utilizzo. Poi un altro metodo è leggere un libro, stare con un amico quando possibile, quindi diciamo mi dedico alle mie passioni, ai miei hobby per cercare di alleviare gli effetti dei sintomi che ad oggi sono soprattutto l'ansia e la forte preoccupazione perché le voci non le sento più, però quando soffro di ansia faccio queste cose che ti ho detto. Ti sei mai sentito sottovalutato, giudicato per il tuo disturbo? Sì, parecchie volte, soprattutto dalle persone che non mi conoscono per quello che sono, ci può essere un po' di giudizio. Le persone, come ti ho detto prima, hanno questi pregiudizi, allora credono, pensano male di noi pazienti. Capita soprattutto anche in questo paese, camminando, una persona che sa che stai in struttura fa dei pensieri negativi su di noi che stiamo ricoverati lì. Sottovalutato invece, anche alcune volte, le persone credono che i pazienti non siano in grado di fare, di portare a termine un lavoro, delle azioni, che abbiano dei deficit cognitivi che li portano a non essere in grado di fare delle cose anche semplici. Però, tornando a quello che ti ho detto prima, dimostrando poi quello che si è veramente, l'idea che hanno le persone cambia, perché le persone capiscono che non conta la malattia, ma conta la persona che hai di fronte, quello che sa fare, quello che è, e il suo comportamento, il suo carattere, ma esatto, non conta la sua malattia, la sua diagnosi. Esatto, assolutamente vero. E c'è qualcosa che hai imparato, che vuoi condividere, che secondo te potrebbe aiutare anche chi non vive questa condizione? Sì, vorrei dare un consiglio a tutti, sia pazienti, sia operatori, persone che vivono fuori, ragazzi, ragazze. Quando avete una difficoltà, quando nella vostra vita si presenta un periodo difficile, non dovete abbattervi. So che è difficile, però dovete cercare di trovare una risorsa, la motivazione, la forza per risollevarvi, per cercare di riprendervi da quel momento brutto, perché nella vita c'è sempre speranza, si può sempre migliorare, nonostante le più grandi difficoltà. Può succedere anche una cosa brutta, molto brutta, però non è mai persa la speranza, si può sempre rinascere dalle proprie ceneri. Bellissimo, veramente bellissimo. Grazie. Qual è il tuo sogno? Diciamo, il mio sogno completo è quello di essere dimesso dalla struttura, tornare ad una vita completamente libera, magari con la mia fidanzata oppure con la mia famiglia, uscire fuori dalla struttura, avere una mia casa, un mio lavoro ed essere libero. Sono sicuro che ce la farai. Grazie Aniello. Veramente grazie mille. Ti ringrazio veramente tantissimo per avermi regalato questa testimonianza. Spero che possa aiutare veramente qualcuno che ci sta guardando. Grazie Aniello. Anch'io spero che questo video arrivi a tante persone e possa dare loro una speranza e possa aiutarli che ci sta ascoltando. Grazie anche a te. Ringrazio veramente di cuore William per avermi aperto le porte ad un mondo che prima mi era sconosciuto ed avermi ricordato l'importanza di non giudicare mai una persona senza prima conoscerla davvero.